Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. In questa puntata allargo spazio ai nuovi progetti e allora cominciamo da Channing Tatum, che produrrà e reciterà in Two Kisses for Maddie. Si tratta dell'adattamento del libro di memorie pubblicato da Matthew Loughlin nel 2011. È la storia di Matthew e Liz, innamorati fin dai tempi del liceo. Dopo anni di relazione a distanza, i due finalmente hanno la possibilità di riunirsi a Los Angeles. Poche ore dopo essere diventata madre, però, la donna muore. Nonostante la tragedia, a Matthew non resta che andare avanti e crescere sua figlia con tutto l'amore possibile. Per un progetto che sta per vedere la luce ce n'è uno che subisce una battuta d'arresto. Non si farà Tron Ascension, il terzo film della serie dedicata a Tron, che avrebbe dovuto essere diretto da Joseph Kosinski a partire da ottobre. Secondo The Hollywood Reporter sembra che il progetto non avesse mai ufficialmente ricevuto il via libera. A proposito di addii, Henry Cavill avrebbe lasciato il cast di Stretton, lo spy thriller tratto dal primo di una serie di 8 romanzi scritti da Duncan Falconer. L'entusiasmo di Cavill si sarebbe raffreddato leggendo il copione. La produzione dovrà sbrigarsi a trovare un sostituto, visto che il film è stato prevenduto a Cannes per la distribuzione. Intanto torna sul grande schermo Jonathan Pryce, che in questi giorni vediamo nei panni di Alto Passero nella serie TV Il Trono di Spade. Pryce è entrato nel cast del dramma The White King, diretto dalla coppia Alex Helfrecht e Jörg Tittel, che sono moglie e marito. Il film è tratto da un romanzo di uno scrittore romeno-ungherese. Si tratta di una serie di storie interconnesse che hanno al centro un ragazzino di 11 anni che scopre che il padre è stato rapito e imprigionato dallo stato totalitario in cui vive. Le riprese inizieranno quest'estate a Budapest. A proposito di nuovi progetti, Laura Morante sarà a breve impegnata nella sua seconda regia. Il film si intitolerà A Solo e racconterà l'universo femminile e in particolare il difficile passaggio dalla condizione di donna accompagnata a donna single. Nel cast, oltre alla Morante stessa, Donatella Finocchiaro, Barbara Bobulova, Daniela Costantini, figlia della Morante, e Lambert Wilson. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!